Ciao, benvenuto in un video del metodo di lettura pianistica. Mettiti comodo perché oggi trattiamo di una forma elementare di composizione che se studi pianoforte e non l'hai già fatto, ti troverai presto a dover affrontare: la mazurka. Oggi non si può parlare di mazurka senza parlare di Frédéric Chopin. Vediamo perché. Chopin cominciò a scrivere usando la forma della mazurka quando aveva appena 15 anni. Frequentava allora il liceo di Varsavia, capitale della Polonia. Il luogo nel quale a quel tempo, nel 1825, non c'erano ovviamente le discoteche di oggi, ma diversi saloni da ballo dove ci si intratteneva in società con varie forme di danza, tra le quali la mazurka. Il nome di questa danza, che in polacco è mazurek o semplicemente mazur, probabilmente deriva dalla tribù dei Mazur che anticamente abitavano la Masovia. Mazurek è anche il nome di un villaggio nei pressi di Varsavia, dal quale sembra provenisse il nucleo originario di questa danza. Già dal Settecento questa forma si era contrapposta alla polacca, che il popolo considerava la danza degli aristocratici. Certamente in questo momento della vita di Chopin non era ovviamente ancora chiaro che mazurche e polacche sarebbero diventate le sue composizioni più caratteristiche e anche per certi versi più celebri. Se la polacca, quindi come forma compositiva, esisteva già da tempo nella letteratura musicale, non solo pianistica, ed era inclusa in lavori di illustri compositori già nel Settecento, come per esempio i figli di Johann Sebastian Bach, la forma della mazurka non era stata invece particolarmente considerata dai grandi compositori, essendo, come dicevamo, confinata a un ambito molto più ristretto che quello della musica popolare, dove veniva impiegata più per consumo che per altro. Cioè, sicuramente non avresti trovato un gruppo di persone assorte e interessatissime nell'ascolto di una mazurka, ma più che altro le avresti viste prese a ballare e a vivere la serata in società con questa musica soltanto come sottofondo, per così dire. Il sommo pianista Franz Liszt, che devi necessariamente conoscere se studi pianoforte perché è l'inventore del recital pianistico, cioè della forma solistica nella quale i pianisti, si esibiscono oggi. Egli, dicevamo, scrisse un'opera, per la verità redatta in parte dalla sua compagna, intitolata Vita di Chopin, nella quale spiegò che per ballare una mazurka deve essere la dama a scegliere il proprio cavaliere. E aggiunse che quest'ultimo si mostra fiero di colei di cui ha saputo ottenere la preferenza. Dopo la scelta del cavaliere, le coppie si prendono per mano e formano un grande cerchio. A questo punto ti chiedo di immaginare quanto ti sto per dire, perché in questo tratto del libro troviamo una descrizione vivissima di questo momento del ballo, che fa più o meno così. Le coppie intrecciano una ghirlanda ove ogni donna è un fiore, unico della sua specie, e del quale, simile a un cupo fogliame, il vestito uniforme degli uomini fa spiccare i colori svariati. A questo punto della danza inizia un generale rondò, che è appunto un tipo di danza tenuto da un cerchio di coppie che procede in senso orario con gli uomini all'esterno. Il cavaliere con la mano destra tiene la mano sinistra della dama in una posizione alta, a W, e subito dopo il rondò generale inizia una grande sfilata e l'attenzione adesso si concentra su una sola coppia. A un certo punto del libro viene descritto questo momento di rivelazione dei due protagonisti del ballo, i due più belli della serata, per così dire. Ti chiedo quindi ora di chiudere gli occhi ed immaginare anche questa scena. La donna avanza per prima e oscilla come un uccello che si accinge al volo, sfiora il pavimento come una pattinatrice, scivolando su un piede solo, poi si slancia improvvisamente, le sue palpebre si spalancano e come una dea greca, con la fronte eretta e il seno gonfio, con elastici salti fende l'aria, come la barca taglia le onde e sembra giocare nello spazio, poi riprende e civettuola a scivolare. Osserva gli spettatori, getta un sorriso, una parola ai favoriti, tende le belle braccia al cavaliere, che la raggiunge per riprendere i suoi nervosi passi di danza e percorrere la sala da un capo all'altro con prodigiosa rapidità. Scivola, corre, vola, le guance arrossate, lo sguardo lucido, il busto inclinato, i passi sempre più lenti fino al momento in cui, esausta e affannata, cade mollemente fra le braccia del cavaliere, che la afferra vigorosamente e la solleva un attimo in aria, prima di concludere il vortice inebriante. Ogni donna polacca possiede innata la scienza di questa danza, che è una casta danza
d'amore. Ora, mettendo da parte questo meraviglioso testo di Franz Liszt e tornando a Chopin, non si sa ancora bene quante mazurche egli compose. Molte infatti sono state edite subito dopo la scomparsa dell'autore e, per esempio, Gastone Belotti, che è un biografo chopiniano, ne pubblicò una molto tardi, nel 1977. Nelle sue mazurche, che Chopin amava suonare proprio in quei saloni di cui poco fa abbiamo potuto respirare con l'immaginazione e l'atmosfera, oggi non si respira soltanto quindi l'aria popolare della mazurca delle origini, ma anche e soprattutto quella dei salotti che abbiamo descritto fino a questo momento, della buona società di Varsavia. Quindi con questa grande opera di stilizzazione, Chopin accolse nella musica colta europea un elemento assolutamente nuovo rispetto alla tradizione delle forme compositive più diffuse. Chi studia pianoforte naturalmente trae enorme vantaggio dalla conoscenza strutturale di questa forma, perché quando va a studiarla lo strumento parte con uno schema generale molto preciso, già definito. La sua struttura è molto semplice, è di ritmo ternario, quindi un po' come il valzer per capirci, e nella maggior parte dei casi ha una struttura tripartita ABA, anche se non in tutti i casi. L'accento si pone sul secondo o sul terzo tempo, rendendo a volte molto netti tutti e tre i tempi della misura, fatto che, unitamente al suo andamento più lento, la differenzia molto dal valzer, in cui ad essere marcato generalmente è solo il primo tempo. Quindi sono entrambi dei ritmi ternari, ma con delle grandi differenze. Lo svilupparsi dei temi segue nella maggior parte dei casi la retorica musicale, di cui si può trovare una schematizzazione pratica all'interno del manuale Metodo di lettura pianistica, del quale puoi reperire una copia consultando la descrizione di questo video. Dal punto di vista compositivo non deve spaventare l'uso dell'intervallo di quarta aumentata, altrimenti detto tritono, che Chopin trae fedelmente dalla tradizione popolare, o l'impiego di scale modali nella frequente ripetizione di incisi melodici o ritmici. Sulla mazurka è tutto, ti invito quindi a iscriverti al canale se questo video ti è piaciuto, per non perderti i prossimi filmati del metodo di lettura pianistica. Un saluto e alla prossima!